Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Una delle persone più conosciute sulla terra è Maria, la madre di Gesù. Una semplice ragazza di 16 anni circa, che un giorno mise la sua vita al servizio di Dio. Il suo nome ha attraversato il tempo, la cultura, la razza e la lingua ed è sempre nella memoria di milioni di esseri umani. Non correva dietro la fama, non cercava la gloria, voleva solo servire. «Ecco la serva del Signore», disse, «sia fatto secondo la tua parola». «Dio dà il pane a chi non ha i denti», disse un giorno Annie. Il suo sogno era quello di diventare una star della televisione e ad ogni persona che incontrava diceva: «Ho lottato, ho bussato alle porte, mi sono impegnata in fondo, ma sono lontana dal vedere il mio sogno realizzato. Perché gli altri diventano famosi, anche senza cercare la fama, e io no?» Annie non aveva capito che fama, denaro, potere, prestigio non possono essere l'obiettivo della vita. Il motore che alimenta la nostra vita deve essere il servizio e tutto ciò che avviene dopo può essere solo una conseguenza. Se la nostra vita è ossessionata dall'idea di raggiungere simili obiettivi, possiamo anche raggiungerli. Ma cosa ci servono? Rimaniamo insoddisfatti e vuoti. Corriamo dietro alle sensazioni di piacere, pensando che questo sia ciò che manca per riempire il vuoto del nostro cuore. Ma un giorno scopriremo di aver sprecato i migliori anni della nostra vita correndo dietro a bolle di sapone. E finiamo col vivere con un sapore amaro in bocca. Il sapore della sconfitta, della tristezza ossessiva. La purezza, la semplicità e l'umiltà di una giovane come Maria ci insegnano il segreto del successo. Oggi i grandi maestri della leadership parlano del servant leader, di colui che pone in primo piano la soddisfazione dei bisogni dei lavoratori. Sembra essere la grande scoperta dell'ultimo decennio. Le aziende mandano i loro dirigenti a seminari per imparare qualcosa che Maria, con il suo atteggiamento senza pretese, ha insegnato secoli fa. Quindi oggi, prima di partire all'inseguimento dei vostri sogni, fermatevi a riflettere. Quali sono le mie motivazioni? Nel farlo, pensate anche a Maria, che disse: «Ecco, io sono la serva del Signore. Avvenga per me secondo la tua parola». Che Dio ci benedica e buona giornata.